Abbiamo appena acceso motore. Ma che acqua che c'è anche qua. Ci spostiamo là dietro, perché qua è un po' rolli, come dicono gli americani, cioè si balla un pochino la rumba, perché forse siamo troppo vicini anche al reef. E no, ci spostiamo in un'isola qui dietro, che è questa qui. Eccoci qua. Andiamo qua. Non mi ricordo il nome dell'isola, te lo ricordi? Namara? Namata? Namara, se non sbaglio. Ve lo dico dopo quando siamo arrivati. C'è un'acqua cristallina di questo blu intenso, fantastico. Qua mi ricorda molti posti della Corsica, della Sardegna. È veramente spettacolare. Se pensate che qua ci sono 10 metri quasi, veramente notevole. Boh, allora andiamo in quest'isola che ho controllato, si chiama Namara, e ci aspettiamo cose grandi. Quella è Namara, purtroppo c'è già un'altra barca. Vabbè, pazienza, condivideremo l'ormeggio con un'altra barca. Mannaggia, aveva l'AIS spento. Eccoci arrivati all'isola di Namara, giusto CPT? Namara. Incredible. Lo chiedi a me, incredibile. Il CPT ha saputo il nome dell'isola, io invece no, che è molto strano. Allora, abbiamo dato ancora, è un posto meraviglioso, è un po' pieno di teste di corallo perché non siamo l'unica barca, c'è un catamarano, abbiamo dovuto dare ancora la sua distanza di sicurezza in un posto con un pochino più di teste di corallo. E adesso il CPT è andato a vedere la situazione, lo seguiamo. L'acqua è splendida, peccato che c'è una nuvola del cavolo. Vediamo il responso del CPT. No, siamo su una testa di corallo qua, è un peccato che la roviniamo. Spostiamo. Allora, dopo aver dato ancora 5 volte, perché qua c'è un pieno di teste di corallo, eravamo vicini, il catamarano alla fine ha deciso di andarsene. Bravo. Molto bene. E allora noi praticamente ci siamo messi a posto suo. Questa è una baia che col sud-est è riparata, ma il vento gira e quindi alla fine ci ritroviamo con la poppa, non dico a terra, ma vedete come siamo messi? Ecco, così, cioè sud-est, quindi il vento gira intorno all'isola, dice la prua, la punta, fai vedere. Sì, perché l'isola non è grandissima e quindi gira intorno. In realtà il vento dovrebbe arrivare da qua, ma invece non ce l'abbiamo da qua. Ma è normale, quando ci sono queste isole piccoline gira intorno, non fa in tempo la baia praticamente a essere protetta al 100%. Va bene, adesso andiamo a terra. Io ho già fatto il bagno 4 volte per cercare, per capire dove mettere l'ancora, ma va bene, andiamo a terra. Perché CPT devi spiegare? Perché ci sono le teste di corallo. Le teste di corallo che sono... C'è un metro e mezzo di marea e quindi dovevo controllare se eravamo sicuri quando la marea sarebbe scesa, perché siamo in alta marea. Dal punto di vista le teste di corallo erano proprio chi più in alto, chi più in basso, e ce n'era una che ci ha disturbato, due, un paio che ci hanno disturbato, quindi abbiamo cambiato. Adesso andiamo a terra. Andiamo a terra a vedere com'è la situazione, che sembra una spiaggetta molto bella. Ah, che bello! Bello sto posticino, che bella qua. Wow, grandioso qua!
What can I prepare for you? A nice cocktail? Virgin colada. Okay, a virgin colada for madame. Che carino, quindi qua ci verranno con le navi da crociera. Probabile. Molto carino qua. È molto curato qui, molto probabilmente quindi arriverà qui sicuramente la nave da crociera. Di solito quando si vedono questi posti così è perché appunto arrivano i turisti con le navi da crociera. Bello questo posticino, davvero carino. Oh, abbiamo delle belle noci di cocco, ma che belle. Dove le trovate, Ale? Sotto la palma. Survivor. Io le lavo intanto e le porto su anche lei. Guarda qua, speriamo che abbiano dentro qualcosa. Adesso ci mettiamo col flessibile come quelli del catamarano. Ah, si può provare, non è una brutta idea, eh. Li hai presi per il culo fino a prima. Lo so, però pensando ci fanno meno fatica, indubbiamente. Perché no? Andiamo a recuperare il misabacco. Nuova strategia. Con la cosa circolare. Vi assicuriamo che abbiamo provato di tutto, col macete, col coltellaccio, di tutto. È stato impossibile aprire la croce di cocco. Adesso ci vuole, prendiamo un cacciavite. Anche se voglio provare un'altra cosa. Vuoi provare? A scoperchiarla? Sì. No, ho capito, casino, CPT! Che odore di noci di cocco abbrustolita! Che bel posto anche qua. Questa è la nostra isola nuova dove siamo appena arrivati. Non mi ricordo il nome però. Hey mate! Good, and you? To come and see you guys on the boat. Or... Ok! The kids, it's new to see people. People. No problem, we are here. Of course. You know? Yeah. You can bring some bananas. Thank you. Thank you. Yes. Mm. And then you can show me how to open a coconut. Okay, sure. Please. So I'll bring some green coconuts. To drink. To drink. Oh my God. Che spettacolo! Ragazzi, siamo a Bulia e il CPT è andato a prendere la famiglia di Bill, che verrà a trovarci a bordo oggi, la moglie e i figli,
e i nipoti, credo, da quello che ho capito. E poi dovremmo spostarci perché il vento è leggermente più a est, qui non si sta proprio benissimo. Vediamo ragazzi, a dopo. Sta arrivando la ciurma. Giovanna. Joelin. So you can see. And Billy. Mula! Mula! Yeah. Ok, sing! Yeah. Somo mila loma e osi mita na beka ke venga. Stiamo lasciando l'ormeggio dopo il party in barca con i nostri amici e andiamo a infognarci all'interno di Calava Bay, come si chiama? Calava Bay su Candavu, dove domani finalmente faremo un po' di spese, un po' di benzina e poi sabato dovrebbe arrivare brutto tempo, quindi penso che staremo lì uno o due giorni. Vedremo. Adesso mentre andiamo là facciamo un po' d'acqua e poi apriamo il Genoa perché c'è un po' di vento, si sta bene. Ok, siamo in navigazione verso la baia, abbiamo aperto il Genoa, abbiamo circa 20 nodi di poppa, andiamo tranquilli a 6 nodi, tanto non c'è nessuno che ci corre dietro, siamo in modalità fancazzismo. Abbiamo avuto una bella giornata, siamo contenti. Questa è Ono, l'isola più grande che c'è qui nell'arcipelago. Veramente grande, questa è grande. Ma che bel sole, siamo appena arrivati a Cavala Bay. Un altro laghetto alpino, come la chiamiamo noi. Ora ci sono più di 20 nodi, guardate qui che roba, incredibile, incredibile davvero. È un posto pazzesco per quando c'è vento. Siamo qua insieme al catamarano che avevamo già incontrato. Qua siamo sull'isola di Candavu, quindi siamo veramente proprio sull'isola principale. Qua c'è un pontile, siamo venuti soprattutto per questo pontile perché qua c'è sia benzina che un negozio dove fare un po' di spesa e domani andiamo a vedere cosa troveremo. Siamo in bassa marea, come vedete le mangrovie, abbiamo dato ancora in circa 9 metri, diventeranno 10, ma qui è previsto 0,020. Fuori, ripeto, ci sono 20 nodi da sud-est proprio davanti a noi. Bella, mi piacciono questi ancoraggi dove la linea di galleggiamento secca, diventa asciutta, bellissima. Stasera dormiremo alla grande, è qualche giorno che balliamo, ma stasera andiamo alla grande. Bene, 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 bene. Eccoci ragazzi, siamo qui
a Kavala Bay, sull'isola principale di Kandavu. Siamo venuti qui un po' perché ci sarà brutto tempo oggi e domani, passa la solita traff, ma un po' perché avevamo bisogno di qualche piccolo approvvigionamento dal punto di vista di Kambusa. Sappiamo che qui c'è un negozietto, quindi siamo venuti qui per quello e anche per fare la miscela al fuoribordo, perché siamo rimasti a Fulang, abbiamo girato come matti e siamo rimasti senza. Ieri eravamo nell'isola di Buia, dove sono venuti a trovarci Billy e la sua famiglia, e hanno trascorso un pomeriggio, una mattinata, un pomeriggio con noi, e ci hanno portato un tot di cose. Per esempio, una marea di cocchi da bere. Avete visto anche Billy che insegnava al CPT come aprire. E ci hanno anche portato questa qui è la canna da zucchero. Ve la faccio vedere al sole così capite com'è fatta. Questa è la canna da zucchero. Ci hanno anche insegnato come mangiarla. Praticamente si taglia un pezzettino, si sbuccia e si succhia. Questo dopo pranzo faremo questo esperimento e vediamo come va, perché siamo molto curiosi. Ho assaggiato anche il succo, la spremuta di canna da zucchero, ma la canna da zucchero vera e propria non l'abbiamo mai assaggiata, quindi adesso vedremo come va. Vi faremo sapere e vi faremo vedere. Abbiamo tagliato un pezzettino di canna da zucchero e adesso proviamo questa cosa. Pitti, cosa ne pensi? Tanto sto cercando di non farmi del male. Io non sono abituato alle armi da taglio, quindi no, a parte come, che in cucina. Sì, come maneggiano i macetti e i coltelli figiani è una cosa impressionante. CPT, di cosa sa? È come mangiare zucchero. Davvero? C'è che assaggio anch'io. Incredibile. Zucchero. Io la preferisco spremuta. Che cosa fai? Acciucci. Buona. Veramente buona. Molto buona. Alla prossima. Ok, vado a terra a comprare un po' di frutta e verdura e un po' di birra. Mi molli tu? Sì. Vai, lancia. Spingi. Grazie. Sarà scivolosissima. Allora, ciabatte e dopo riaccendo. Vai, bravo, eh? Vedi l'ancoraggio com'è qua. Adesso andiamo prima da Tui a comprare il pollo, della birra e i biscotti? Sì, dai. Qua c'è un generatore acceso che non capisco mai perché lo accendono, visto che hanno la corrente. Morning, Tui. How are you? Good, good. And you? Very good, thank you very much. Oh, okay. So, thank you again for the fishes. Oh. Thanks, guys, really. Thank you very much. Adesso andiamo a comprare un po' di verdura e di frutta. Vediamo cosa c'è. Oh!
Very good. Thank you very much. A nice picture. Tramonto stepitoso a Kavala Bay. Qua siamo a Kandavu e questo è uno dei rari momenti in cui non abbiamo nuvole, perché questa è l'isola principale, quindi è sempre nuvoloso. E da oggi è una cosa pazzesca sto cielo, guardate che roba spettacolare, ragazzi, bellissimo. C'è una megattera, chissà cosa viene con la GoPro. È uscita a guardare! Sono due! No! Una Madonna! Cazzo ragazzi! Ho potuto la parolaccia da che parte! Bellissima! Ma sono più di due, sono due adulti! Sono due adulti, Ale! Fantastico, ragazzi! Bellissimo! C'è una cosa... Cioè, siamo fra Kandavu e Omo. Questa è l'isola di Omo. E questa è Kandavu. E abbiamo visto questo spettacolo d'incontro! Mamma mia, che meraviglia! Anche con una certa emozione, perché, sai, bisogna stare attenti, eh. Si sa mai che questi qui si arrabbiano, si sentono minacciate perché c'era il piccolino e magari, che so, una bella colpo di coda. Mamma mia! Fantastico! È stato veramente emozionante, ragazzi. Proprio incredibile. E ho detto un po' di parolacce, adesso le dovrò bippare. Scusate, ma ero un po' emozionata. Veramente, veramente bello. Tornando a Bulda. Ciao!
un'altra storia.